felice di questo riconoscimento dell'ANCI e quindi ringrazio il presidente Gabriele Ferreri per avermi scelto e soprattutto per avermi premiato. Oggi sappiamo che parlare di fisco, di tasse, di previdenza rappresenta sicuramente un compito molto difficile, perché sono argomenti che toccano le tasche ma anche la quotidianità dei contribuenti italiani, praticamente assetati e in continua ricerca di queste informazioni. Quindi, trattandosi di argomenti molto tecnici e spesso anche molto incomprensibili, così come ci vengono illustrati dal nostro legislatore, comunicare, quindi esporre nel modo giusto questi argomenti è indispensabile sicuramente per l'intera collettività, ma anche per ogni singolo contribuente. Sappiamo che oggi non c'è ambito dalla cronaca locale alla politica internazionale, dai temi ambientali per finire fino alla moda, che non si finisca prima o poi di imbattersi dati, con bilanci, con tasse, con il costo del lavoro e anche con le pensioni. Quindi, per fare una buona comunicazione economico-finanziaria è necessaria una formazione fiscale molto incisiva. Quindi per questo tipo di informazioni è molto importante avere la fiducia di chi ci legge, di chi ci segue, di chi ci ascolta, e quindi bisogna fare una sorta di comunicazione di incoraggiamento. Infatti, nelle mie trasmissioni radiofoniche o televisive mi piace sempre, dopo aver illustrato magari una nuova tassa, l'introduzione di un nuovo incentivo, verificare anche ed esporre anche quali sono gli esoneri, quali sono le agevolazioni a cui è diritto il contribuente, perché sappiamo che oggi la tematica, soprattutto legata appunto agli incentivi, ai bonus, è di estrema attualità, e quindi sappiamo però che purtroppo c'è anche tantissima confusione tra i cittadini, perché è complice una legislazione poco chiara molto spesso. Quindi, per chi come noi che è impegnato nella comunicazione, è fondamentale sforzarsi per usare un linguaggio efficace, puntuale, ma soprattutto esaustivo, in modo che questi temi vengano compresi da tutti. Quindi usare uno stile di comunicazione e un tipo di conduzione dei programmi TV e radiofonici in modo da creare sempre un clima di certezza, ma anche di fiducia e soprattutto di serenità in chi ci ascolta.